in questo nuovo video del corso di formazione su YouTube. In questo nuovo video andremo a vedere come analizzare un canale YouTube e poi di conseguenza come analizzare ogni singolo video del canale YouTube, quindi le performance del tuo canale. Come puoi vedere ci troviamo sempre sulla dashboard, sul back office di YouTube e in questo caso nel menu Analytics. Aprendo il menu Analytics, diciamo che tu ti troverai quattro tab principali: panoramica, che ti dà appunto un'idea globale dell'andamento del canale, copertura, coinvolgimento e pubblico. Non ti preoccupare, tutto andiamo a vedere tutto nel dettaglio. Qui a lato trovi quelli che sono i risultati in tempo reale, quindi il numero di iscritti, il numero di visualizzazioni e diciamo i video principali e i video più recenti e il loro diciamo andamento. Quello che è interessante in questa sezione, appunto, quello che ci dà un'indicazione rispetto all'andamento globale del canale è appunto questa sezione qua, dove ci va ad indicare che il canale ha ricevuto 35.348 visualizzazioni negli ultimi giorni e qui ci viene mostrato proprio un grafico che ci mostra l'andamento di queste visualizzazioni e qui sotto, cosa molto interessante, abbiamo i vari video pubblicati nei vari giorni. Questa cosa ci permette anche di capire in relazione a quale video pubblicato magari sono aumentate o diminuite le visualizzazioni. Oltre a vedere il numero totale di visualizzazioni, troviamo il tempo di visualizzazione in ore, quindi anche qui ci sarà un grafico relativo all'andamento del tempo di visualizzazione in ore, e infine gli iscritti, dandoci quindi un quadro generale rispetto a quelli che sono l'andamento dell'aumento del numero di iscritti al canale. Scorrendo qui in basso, poi ovviamente andiamo a vedere nel dettaglio, queste qui appunto sono informazioni generali. Successivamente ti faccio vedere un'altra schermata di modalità avanzata, che sono informazioni un pochettino più avanzate rispetto all'andamento dei risultati, però in questo caso, in questo momento qua, voglio darti una panoramica di queste quattro tab. Scorrendo il menu qui sotto, come dicevo prima, lui ti dà quelli che sono i video principali nel periodo di riferimento con la durata di visualizzazione media del video e il numero totale di visualizzazioni per ogni singolo video, così che tu poi possa entrare eventualmente all'interno del video specifico e effettuare poi un'analisi specifica su quel video. Poi vediamo come fare. Passiamo alla seconda tab relativa alla copertura, sempre in relazione all'analisi dell'andamento del canale YouTube. Cosa vediamo? Lui in questa schermata diciamo ci dà informazioni un pochettino più corpose. Prima di tutto troviamo le impression, ossia quante volte i nostri contenuti sono stati mostrati a schermo nel periodo di riferimento. In questo caso, come vedi anche nella videata precedente, il filtro è impostato su ultimi 28 giorni allo stesso tempo, andando a cliccare su questo menu tendina puoi scegliere il periodo di riferimento per il quale vuoi effettuare questa analisi. Oltre alle impressioni ci viene dato anche un riferimento relativo al CTR, quindi la percentuale di click delle impressioni. In questo caso vediamo che relativamente ai contenuti pubblicati sul canale specifico e relativamente anche alle copertine utilizzate siamo riusciti a generare un CTR del 3,3%, sicuramente ottimizzabile. Questo qui è uno dei parametri, come abbiamo già visto o vedremo nel corso di questo corso di formazione, uno dei parametri che YouTube tiene molto sotto controllo per valutare l'efficienza e l'efficacia dei tuoi video e quindi mostrarli a più persone possibili. Ci viene riepilogato poi il numero di visualizzazioni e anche quelli che sono gli spettatori unici, ossia quante persone uniche hanno visualizzato il nostro video, quindi in relazione anche al periodo di riferimento e sempre con strizzando l'occhiolino facendoti sempre vedere anche il riferimento dei vari video pubblicati nei vari giorni, così che tu possa fare un'analisi aggiuntiva capendo cosa ha performato meglio o cosa ha performato peggio in relazione appunto a quelli che sono l'andamento dei risultati. Altre informazioni interessanti in questa sezione troviamo le tipi di sorgenti di traffico. In questo caso noi in questo momento qua stiamo investendo tanto in pubblicità, quindi la maggior parte di visualizzazioni deriva dal pubblicità su Facebook, infatti il 97,3% arriva da lì. Allo stesso tempo questa videata ti dà appunto un contesto rispetto a quali sono le sorgenti che portano traffico sul tuo canale YouTube o comunque portano visualizzazioni sul tuo canale YouTube. Allo stesso tempo qui a fianco un altro grafico interessante ci mostra il rapporto tra le impressioni e il tempo di visualizzazione, quindi un altro dato molto interessante a tenere in considerazione. Ci dà anche un riferimento delle sorgenti di traffico esterne, quindi in questo caso un 22% proviene dalla ricerca Google. Perché ricerca Google? Perché
Ovviamente diciamo che YouTube può essere considerato come il Google in ambito video, quindi come vedi, cioè, essendo YouTube comunque uno strumento di Google, o comunque essendo YouTube di Google, cosa fai? Cosa succede? Nell'ultimo periodo, soprattutto quando si va a fare una ricerca su Google, ma allo stesso tempo Google propone una serie di risultati e tra questi va a inserire una serie di contenuti su YouTube, quindi va a promuovere ovviamente anche i video su YouTube. Se i tuoi video, essendo posizionati per determinate chiavi di ricerca, parlando appunto di alcuni argomenti, corrispondono alla chiave di ricerca ricercata, può essere che il tuo video venga proposto all'utente che ha fatto una ricerca specifica. Successivamente ti dà anche un riferimento di quelli che sono sorgenti di traffico playlist, ossia le playlist che stanno performando meglio. In questo caso la playlist che sta performando meglio è quella relativa al corso gratuito della pubblicità su Facebook per attività locali e professionisti. Successivamente tutte le altre. Ti dà una serie di riferimenti anche relativamente a quelli che sono i video consigliati e una serie di riferimenti rispetto a quelle che diciamo è il traffico che arriva sul tuo canale YouTube attraverso quelle che sono le ricerche su YouTube. In questo caso, essendo diciamo un esempio che la playlist che sta performando meglio è quella relativa al corso gratuito, cioè su Facebook Ads per attività locali professionisti, come vedi c'è diciamo una chiave di ricerca che sta portando traffico all'interno del nostro canale YouTube, quindi all'interno dei nostri video, è Facebook Business Manager Tutorial 2021. Quindi è per farti capire che diciamo hai tutta una serie di riferimenti in questa schermata che ti fa capire come sta performando il tuo canale e quali sono i contenuti che stanno performando meglio, e cercando di capire, poi entrando nel dettaglio del video specifico, poi magari potrai fare anche approfondimenti successivi, diciamo così. Veniamo alla tab successiva legata a quello che è il coinvolgimento. In questo caso è un po' la tab legata all'engagement, ossia al tasso di interazioni che riesci a creare con il tuo pubblico. Ti dà sempre un riferimento relativamente all'engagement, ovviamente al tempo di visualizzazione che gli utenti passano a guardare i tuoi video e la durata di visualizzazione media di ogni video. Ti fa vedere anche qui un andamento di quello che è la visualizzazione media, per capire sempre in relazione ai contenuti pubblicati nel vario periodo quali performano meglio o quali performano peggio. Cosa molto interessante, ovviamente qui sotto hai anche una schermata dei momenti chiave per la fidelizzazione del pubblico. Praticamente tu per ogni video puoi andare a vedere quando, in che momento ci sono i drop, o meglio, in che momento stai andando a perdere visualizzazioni. Ipotizziamo, prendendo ad esempio questo grafico, noi vediamo che dopo 1 minuto e 27 c'era il 49% degli utenti che hanno iniziato a vedere questo video, lo stavano ancora guardando. Dopo 14 minuti il 16% lo stava ancora guardando e così via. In questo caso ci dà un riferimento per poter magari nei video successivi andare ad inserire degli elementi che spezzano, diciamo che in gergo si chiamano pattern interrupt, che spezzano il video, così che magari questi strumenti appunto ti possano aiutare a far sì che quella che è la percentuale di utenti che continuano a guardare il video rimanga tra virgolette costante per tutta la lunghezza. Ovviamente qui stiamo parlando di un video di 36 minuti, quindi un video abbastanza importante anche da parte dell'utente da guardare, perché comunque deve dedicare praticamente 40 minuti del suo tempo a guardare questo video, quindi diciamo che ci sta che c'è questo drop tendenzialmente fisiologico per tutta la durata di quello che è il video. Ci dà un riferimento di sempre quelli che sono i video principali, i migliori video per quanto riguarda la schermata finale, le playlist principali e i tipi di elementi migliori per le schermate finali, quindi relativamente a quello che andiamo a inserire nel momento del caricamento del video, ci dà anche un'indicazione di quello che performa meglio. E anche le schede principali, nel momento in cui si andrà a caricare un nuovo video sulla piattaforma, c'è la possibilità di inserire anche delle schede principali all'interno del video, che sono dei pop-up che possiamo decidere noi di quando fare uscire all'interno del video, per magari rimandare l'utente ad altri contenuti simili che parlano sempre dello stesso argomento, diciamo comunque analoghi. Relativamente al pubblico è una tab molto interessante, perché ci dà un riferimento di quello che è il pubblico che sta guardando o ha guardato i nostri contenuti. Adesso diamogli un attimo che carica la pagina, così andiamo a vedere nel dettaglio anche questa schermata. Eccoci che ci ha caricato la pagina. Come vedi, ci dà un'indicazione importante rispetto agli spettatori di ritorno. Quindi abbiamo in questo caso 18 persone, 18 utenti che sono tornati a vedere comunque contenuti sul canale. Ci dà un'idea anche della fidelizzazione di questi utenti. Il numero di spettatori 11, come abbiamo visto anche nella tab precedente,
e il numero di iscritti in relazione al periodo. Ci dà un riferimento, cosa molto molto importante, di quando gli spettatori sono su YouTube, perché logicamente è quando dovremo andare a pubblicare un nuovo contenuto. È bene farlo quando la nostra audience è in quel momento sulla piattaforma, perché se andiamo a pubblicare un video magari alle 7 di mattina, la nostra audience è sulla piattaforma YouTube alle 8 di sera, capisci che dalle 7 alle 8 potenzialmente nessuno guarderà quel video. E come abbiamo visto, il fatto che per questo lasso di tempo nessuno guarderà il video è un'indicazione per YouTube che magari quel tipo di contenuto non è un contenuto interessante, quindi non ti aiuterà a spingerlo, diciamo, anche a livello organico. E poi tutta una serie di informazioni relativo al tempo di visualizzazione degli iscritti. Quindi qui abbiamo che, essendo che in questo caso stiamo facendo diverse attività di promozione pubblicitaria su YouTube per divulgare i nostri contenuti, abbiamo che un 99% delle persone che guardano i contenuti non sono iscritti, e un 0,3% invece sono utenti di ritorno e quindi iscritti. Ci dà un riferimento anche della provenienza degli iscritti, quindi l'Italia e San Marino sono, diciamo, i principali, le lingue principali parliate, e cosa molto importante, l'età e il genere. Qui abbiamo un riferimento molto importante, perché abbiamo che un 70% è un pubblico di uomini, un 30% un pubblico di donne, e ci dà anche un'indicazione relativamente a come è suddiviso il pubblico per le varie fasce di età. Quindi questa, diciamo, è quello che ti consiglio, le varie tab che ti consiglio di analizzare per verificare a livello globale quello che è l'andamento del canale YouTube. Volendo fare uno step successivo di analisi un pochettino più dettagliate, il mio consiglio è quello di utilizzare la modalità avanzata. Clicchiamo su modalità avanzata e vedrai che ci si aprirà una nuova dashboard dove fondamentalmente troviamo gli stessi o comunque dati simili a quelli che abbiamo visto sino ad ora, ma ovviamente essendo modalità avanzata, come dice la parola stessa, sono dati un pochettino che vanno un po' più nel dettaglio, quindi sono dati che estraggono numeri un pochettino più precisi, che ci possono dare indicazioni ancora più precise. Ovviamente, per vedere, fare un esempio, in una tab appena si apre lui ci propone già selezionato la tab video, ci dà un riferimento di quelli che sono tutti i nostri video pubblicati, di quelle che sono le visualizzazioni per ogni video, il tempo di visualizzazione, se ha generato iscritti il video specifico, le entrate stimate nel momento in cui attiva la monetizzazione sul canale, il numero di impressioni e altro. Quindi, come vedi, sono tutta una serie di informazioni aggiuntive che sono ottime da tenere in considerazione per andare a fare un'analisi ancora più approfondita. Ovviamente, oltre a fare un'analisi sui video specifici, si può fare un'analisi specifica rispetto alla sorgente di traffico, all'area geografica, all'età dello spettatore, il sesso, la data, lo stato di iscrizione, eccetera. Quindi il mio consiglio è quello di andare a analizzare questi dati e cercare, perché sono dati che ti aiutano a capire qual è il tipo di contenuto che sta performando meglio, qual è il tipo di contenuto che la tua audience apprezza. Quindi, andando a sviluppare contenuti di quel tipo, la tua audience, il tuo pubblico sarà ben felice di continuare a vedere i tuoi video, e questa cosa favorirà quella che è la crescita del tuo canale. Faccio vedere l'ultima cosa. Abbiamo visto a livello generico come controllare le performance, abbiamo visto a livello in modo avanzato come controllare le performance. Come controllare le performance di un video specifico? Molto semplicemente, mettiamo che noi qui, ad esempio, vediamo se appena carica, così attorno al 6 maggio c'è stato questo picco di visualizzazioni, che sicuramente anche qui è stato dovuto a attività pubblicitarie, però a cosa è dovuto? In questo periodo magari abbiamo un riferimento che è stato pubblicato in quel giorno lì un video specifico, e quindi magari vogliamo fare un'analisi specifica su quel tipo di video, quindi capire qual è stato l'elemento di quel video che ci ha favorito ad avere un picco di visualizzazione. Vediamo, appena ci carica la pagina, vediamo nel dettaglio di cosa stiamo parlando. Eccoci che ci ha caricato la pagina. Come vedi, ho già cliccato sulla freccettina del video specifico di quel giorno, lui ci fa vedere qual è il video di riferimento, e a questo punto non dovrai far altro che cliccare sul simbolino dei dati statistici, così che lui ti aprirà un'analisi dei dati di quel video specifico. Adesso vediamo anche qui, appena si carica la pagina, di analizzare un pochettino in dettaglio quali sono i parametri che ci dà, quali sono i dati che ci dà, che ci estrapola per poter appunto fare delle valutazioni. Eccoci che ci ha caricato la pagina. Come vedi, siamo all'interno
dei dati statistici del video specifico. Quindi, come vedi, diciamo che i menu che ritroverai sono analoghi a quelli che abbiamo visto sino ad ora, ma invece di farteli vedere in modalità aggregata per quello che sono le performance del canale, saranno mostrati a livello del video specifico. Quindi in questo caso il mio consiglio è, se trovi un video, o comunque se vuoi fare un'analisi specifica su video specifici, utilizza il dashboard delle analytics del video specifico per poter appunto fare questi approfondimenti. E mentre, come per diciamo l'analisi generica del canale, questa qui è una dashboard con parametri generici, anche qui è la possibilità di attivare quella che è la modalità avanzata per andare a fare analisi un pochettino più dettagliate rispetto ai numeri. Per questo video è tutto, noi ci vediamo nel prossimo video.